Siamo con Anna Gallo qui alla casetta di Cappella. Allora, Anna, voi con la vostra associazione, che cosa state facendo per sensibilizzare i ragazzi per gli aiuti, per fare degli aiuti agli ucraini? Allora, prima di tutto buongiorno, grazie a chi mi fa queste domande e mi dà l'opportunità di rispondere. Noi siamo a Bacoli, Monte di Procida, è un centro di accoglienza, ma abbiamo costituito un gruppo di operatori che si interesseranno di distribuire il cibo alle famiglie ospiti presso il nostro territorio. Ne sono 150. E come arriva questo cibo? Grazie ad una raccolta fondi, a una raccolta che è stata fatta dai nostri operatori nelle scuole e che molte scuole hanno concorso e sono venute proprio cariche di abbondanza di cibo. Oggi qua saranno presenti alcuni ragazzi della scuola Multicenter di Pozzuoli. Vengono ogni settimana, vengono formati perché i ragazzi devono essere formati alla solidarietà. Non è possibile chiedere senza dare a loro una possibilità, una formazione di coscienza d'amore. Quindi questo giorno, ogni martedì e ogni venerdì, i ragazzi delle scuole si alternano per portare, diciamo, forza fisica ma anche forza interiore. E oggi scaricherà la Multicenter più di 100 pacchi alimentari. E quindi mi incontreranno e in questo incontro io parlerò di loro, a loro, scusate, della opportunità che questa guerra dà anche a noi. E in più colgo l'occasione per dire a tutti che la casetta rappresenta sul territorio non solo il centro di accoglienza per minori, per famiglie e via dicendo, ma viene sostenuta anche dal progetto ARCA che si trova a Milano, una fondazione molto importante che ci ha aperto da sempre le porte e che tramite la casetta opera su questo territorio, Monte di Procida e Bacoli. E grazie alla fondazione, soprattutto alla sensibilità del suo presidente Alberto Senigallia, noi abbiamo avuto l'opportunità di aprire un social market che già tutti ben sapete che è aperto per donare spesa alle persone indigenti, alle persone in difficoltà del territorio, che da 40 sono arrivata quasi a 60 e a 70. E in più questa fondazione ci ha chiesto se c'erano diciamo difficoltà perché vogliono sostenere queste famiglie ucraine, quindi entreranno anche in una progettualità a favore di questa situazione presente. Ciao, tu sei? Alfonso. Alfonso, da dove vieni tu? Dalla Multicenter School. E che cosa state facendo quest'oggi? Stiamo aiutando le famiglie ucraine che purtroppo sono in una situazione molto difficile. E stiamo scaricando tutti i pacchi che sono state date dalle scuole di Pozzuoli in generale. Quindi siete diventati un punto di raccolta delle scuole di Pozzuoli Sì. e poi avete portato tutto qui alla Tutto qui alla casetta. casetta. Che cosa avete fatto la volta E scorsa? abbiamo pulito il magazzino, caricato e scaricato altri pacchi per comunque aiutare queste famiglie bisognose. E dopo il lavoro è il momento di convivialità e di merenda, diciamo così, di questi volontari. Ragazzi, grazie ancora del vostro supporto Grazie a voi. e del vostro. Questi giovani ragazzi, dopo un momento di esperienza e di formazione al volontariato e alla solidarietà, seguito da Anna, hanno scaricato tutti i pacchi alimentari e di beni di prima necessità per le famiglie ucraine che ci sono state affidate, circa 200, e qui alla casetta siamo pieni e strapieni e a breve
andremo a distribuire tutte queste cose alla povertà che si è creata qui a causa della guerra. Dalla casetta un caro saluto a tutti.